Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo di esterofilia, cioè l'amore per l'estero, soprattutto per gli Stati Uniti. Perché l'italiano medio ama l'estero, ama gli Stati Uniti, ama gli americani? Perché quando si utilizzano parole inglesi, parole americane, l'italiano stravede. Cioè, anzi, addirittura molti cambiano i termini, strumento, lo trasformano in tool, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? È o non è, mi chiedo, ipnosi di massa? Anche l'esterofilia, cioè l'amore per le cose estere. E vi faccio un esempio. Chi ci ha ipnotizzati un po' tutti? E chi ipnotizza tutt'oggi le persone che vestono anche con i jeans? Rifletti un attimo. Noi da piccolini vedevamo la TV e quali erano i film che davano più spesso? Per il 99% film americani. Quindi tutta la loro cultura, la cultura anglosassone, i nomi, i modi di fare, di mangiare, di parlare, di atteggiarsi, di vestirsi, eccetera, eccetera, sono entrati nel nostro subconsciente, perché il nostro subconsciente lavora per immagini e per ripetizione, ok? Quindi, se l'italiano medio, soprattutto in Italia, c'è esterofilia, faccio un esempio per spiegarmi, l'italiano è quello ancora più esterofilo rispetto agli altri popoli europei, in media, da statistiche, però questo deriva dal fatto che tutto il bombardamento mediatico che è successo in tutti questi anni ha portato a far sì da amare gli Stati Uniti. Tutti i film di polizia, di guerra, di eroi, supereroi nascono tutti dagli Stati Uniti. Allora tu immagina, nasci, ti mettono davanti alla TV, la TV ti bombarda con emozioni positive, eccetera, eccetera, con personaggi, immagini, e tu quando diventi grande che cosa vuoi fare? Andare a New York, andare in America, cambiare mondo. Quando in realtà devi solo cambiare i tuoi programmi inconscio, che è come quando si cambia canale alla TV. Come fare per cambiare canale inconscio, nel nostro inconscio? Tramite l'ipnosi, su tuo comando, su tuo ordine. Per cui qualsiasi cosa non ti piace o senti questa forza irresistibile che sovrasta la tua forza di volontà, quello è il tuo subconsciente che ti chiama, che ti dice: sai, voglio, amo quella cosa, eccetera, eccetera, perché fa parte del mio subconsciente, del mio modo di vedere certe cose, grazie ai programmi instillati dall'ipnosi della TV da quando ero bambino fino ad oggi. Se a te non va più bene che una voce, una forza misteriosa, una forza invisibile, una forza subconsciente prevalga sulla tua forza razionale, quella della volontà, perché sei diventato, diventata consapevole che non può andare avanti, perché magari spendi troppi soldi, perché magari non ha senso, perché magari puoi trovare le stesse cose in Italia con internet, con la connessione internet, con il tuo computer, perché andare fuori per ottenere le stesse cose, ma comunque qualcosa ti spinge ad andare, beh, allora utilizza l'ipnosi, cerca un buon ipnotista oppure seguimi, ti dimostrerò da sola come fare per cambiare canale nel tuo subconsciente, ok? Seguimi su tutti i social, visita la mia fanpage ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, metti mi piace se ti piace, visita il mio sito www.iprologiassociati.com e iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino, e ti fornirò tanto materiale da farti veramente diventare un semi esperto di ipnosi. E se hai degli argomenti che vorresti approfondire, sviscerare, e io magari non li ho trattati se non marginalmente, ti prego di scrivermelo in pubblico e in privato, così la prossima volta parlerò del tuo tema, del tuo argomento, ok? Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, al prossimo video.